Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo, come accennavo già prima, qui radunati per questa bella celebrazione che cade in un giorno sicuramente disposto dalla divina volontà e provvidenza, oltre che certamente anche dalla accortezza e bravura degli organizzatori, perché per una celebrazione di questo contesto la Pentecoste è la migliore in assoluto, cioè meglio di questa ne sarebbe il Venerdì Santo, ma il Venerdì Santo, capite, è il giorno di lutto e non è il giorno di festa, ma dovendo scegliere una festa non esiste il giorno migliore della Pentecoste. Il motivo è molto semplice: sapete che lo Spirito Santo, diceva già Sant'Agostino, nella Santissima Trinità procede dal Padre e dal Figlio, ma come dono con la D maiuscola, cioè lo Spirito Santo è la... devo usare una parola forte un po' greca, è la ipostatizzazione, quindi la personificazione divina dell'amore di Dio, che è l'essenza stessa di Dio. Quindi lo Spirito Santo è un bene creato, è invocato come Donum Dei Altissimi, dono di Dio Altissimo. Abbiamo sentito nella sequenza, al termine della sequenza splendida di Pentecoste, dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi sette santi doni, che lo Spirito Santo è dono. Ricorderete il catechismo, nel giorno della cresima ce ne porta sette di doni: sapienza, scienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, verità e timore di Dio, no? Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Quindi è la festa del dono, ecco. E io incoraggio anzitutto, non serve insomma, perché tutti quanti conoscono la benemerenza e la meritorietà dell'associazione dell'Avis e tutto il bene immenso che fa, un bene tra l'altro che non è un bene evidentemente esclusivamente, come dire, religioso, confessionale, anche se certamente un cristiano fa questa cosa, come dire, ancora più contento, perché assomiglia un po' a Gesù, perché guardate che donare il sangue, ecco, oggi mi sono permesso di fare un piccolo regalo, faremo la comunione sotto le due specie, quindi con il corpo e con il sangue di Cristo, no? Ma perché nella messa, io tra poco dirò nelle parole della consacrazione, questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti, cioè Gesù ha versato il sangue per noi. Quindi io conosco dei cristiani che fanno questa cosa, oltre che per spirito buono, insomma, di solidarietà umana, di donazione, come dire, laica, quindi di attenzione civile a una problematica seria come quella del bisogno di sangue, proprio come gesto, come dire, assomigliamo un po' a Gesù, perché lui ha dato tutto il sangue per me e io dono un pochino di sangue per salvare una vita umana. Lui certamente ha versato tutto il suo sangue per salvare la mia persona, la mia vita anche soprannaturale, la mia anima. È qualche cosa che ci rende un pochino simile a lui. Quindi c'è una grande, per me è una grande gioia, un motivo di grande gioia questo. E quello che fate è importante, anche come sensibilizzazione, diciamo così, civile al tema del dono. Poi mi permetterò anche di dire qualche piccola brevissima parola anche agli amministratori che ci fanno l'onore della loro presenza, no? San Tommaso d'Aquino insegnava, il grande San Tommaso d'Aquino, omne verum a quocunque venit ad eo est, cioè ogni vero da chiunque venga o sia detto viene da Dio. Cioè quando Einstein ha scoperto gli atomi e la teoria della relatività, non so se ci avete mai pensato, quelle cose sono vere per Einstein, ma quelle cose, lui ha scoperto una cosa che Dio ha creato, d'accordo? Anche se lui fosse ateo o miscredente, perché la struttura di un atomo e le leggi che regolano gli atomi le ha fatti il nostro Signore. Per cui una persona magari laica o in maniera non credente che dona il sangue, si potrebbe parafrasare quell'adagio di prima dicendo omne bonum a quocunque venit ad eo est, cioè ogni bene da chiunque venga è sempre qualcosa che porta l'impronta di Dio, perché Dio è la bontà stessa, è il bene stesso, così come ogni vero bello, sapete, Papa Ratzinger quante belle catechesi faceva, questa chiesa, la bellezza di questa chiesa, la bellezza delle chiese, una volta insomma, senza bisogno che si indugi nello sfarzo, quello è un po' troppo, ma la bellezza di una chiesa serve a trasmetterci qualcosa di Dio. Guardate che Dio è bello, anzi la bellezza stessa, cioè il paradiso sta bene, è un bel posto, anzi molto più che un bel posto. Quindi vero, bene e bello, dicevano già gli antichi e filosofi e teologi, sono i tre trascendentali di Dio, sono le tre cose che
caratterizzano proprio ciò che Dio è. Ogni volta che noi ci avviciniamo alla verità, facciamo qualcosa di buono o interpretiamo autenticamente qualcosa di bello, anche la musica per esempio, ringraziamo anche quel coro di Valvicciolo che ci stava onorando anche lui della sua presenza, ci avvicina in qualche modo al Signore. Ecco, sono contento che ci sono anche le autorità. Io ogni volta che guardo un'autorità, ricordo dei miei studi, perché io mi ricordo sempre la gratuità delle cariche pubbliche a Roma, cioè che per i romani, come sapete, no? Nel tempo della Repubblica, fare il console, fare, come dire, il senatore, era un onore, non venivano pagati, penso, non voglio capire, perché? Perché fare il bene a tutti, d'accordo? Ma è una cosa bellissima, è un onore immenso, capite? Non è un problema, perché c'era proprio questo grande senso. Ecco, il giorno di Pentecoste sensibilizza anche sotto questo punto di vista, cioè l'importanza del fare il bene. Ieri Papa Francesco ha detto una bella cosa al clero di Roma durante la veglia di Pentecoste, io mi sento molto colpito, ecco. E io vorrei tanto sperare che sia come sacerdote che come comunità di sermoni, io ci sto provando a lavorarci un po', quello che ha detto Papa Francesco possa diventare realtà. Ha detto queste cose, dice: il mio sogno è che qui a Roma chiunque vede un cristiano lo riconosca subito. E da dove, da cosa lo riconosci? Dal sorriso che porta in faccia, dalla sua propositività, dalla sua bontà, dalla sua gentilezza, dalla sua affabilità, dalla sua misericordia, dalla sua tenerezza. Perché se non si vedono queste cose, scusate, dove stanno i cristiani? Capite? Quando queste cose si vedono, cioè, perché, capite, io penso, questa è una mia opinione personale, perdonatemi, d'accordo? Pur nel rispetto di chi la pensa diversamente da me. Però sapete che una volta un filosofo un po' cattivello, disse una cosa, il filosofo è Nietzsche, non lo so se lo posso citare dal pulpito, però disse una cosa bruttarella: io diventerò cristiano quando quello che dicono che si veda nel crocifisso, quindi un amore che è capace di darsi in quel modo lì, io lo vedo in chi va a messa tutte le domeniche. Fino a quando io questa cosa non la vedo, io rimango ateo. È brutta questa cosa, no? È una provocazione, però è una provocazione che ci lascia un pochino pensare, capite? Perché se si vivesse autenticamente il Vangelo, io penso che gli atei non esisterebbero quasi più. Perché, cioè, in Gesù e in ciò che porta, tutto quello che di bello, di buono e di vero si può pensare è contenuto, capite? Il problema è che siamo noi cattivi testimoni, quindi se uno vede chi segue Gesù, che è tutto il contrario di Gesù, non è aiutato a avvicinarsi a lui. Non so, questo è un qualche cosa che chiama in causa me, anzitutto perché camminiamo tutti quanti in conversione. Ecco, quindi, e anche da un punto di vista, tutti quanti siamo impegnati nel bene. Io ho sempre cercato e ho sempre desiderato collaborare, per esempio, nel bene, sempre in vista del bene comune. Vedete, un sacerdote ha compiti diversi dal comandante dei carabinieri e del sindaco, d'accordo? Però tutti quanti siamo accomunati dal bene che curiamo e cerchiamo sotto aspetti distinti e differenti. Quindi tutte quante le forme di cooperazione, di collaborazione, di promozione del bene sono sempre da salutare con profonda benedizione. Chiudo con una citazione di Madre Teresa di Calcutta, così un po' meglio. Quando, sapete che negli ultimi 50 anni stiamo sempre in mezzo a tempi tumultuosi, difficili, d'accordo? Nel mondo ma anche nella Chiesa, quindi non pensate che la Chiesa, insomma, sfugga alle vicende e travagli del mondo. Allora qualcuno andava a dire a Santa Teresa, dice: senti un po', ma che possiamo fare per cambiare la Chiesa e il mondo? Sapete che rispondeva Santa Teresa? Una cosa semplicissima: dobbiamo cominciare a cambiare io e te. Cominciamo a cambiare io e te, e poi cambia la Chiesa e il mondo. Perché se tutti quanti facessimo questo discorso, anziché stare a guardare le malefatte altrui, no? Ed anche certi stili che a me proprio non mi piacciono, capite? Sia nella Chiesa che in politica, di chi sta a puntare il dito contro le cose che non fanno gli altri, quello di quel partito è cattivo perché ha fatto questo, 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 ma non di niente, capito? Se mi posso fare, fai le cose buone, non ti preoccupare che la gente non se ne accorge, ti possono buttare addosso tutto il fango che vogliono, ma se tu continui a fare il bene si vede, il bene vince, capite?
È una frase molto profonda, andrebbe interiorizzata, è molto adatta alla Pentecoste. Il bene sempre e comunque, lasciando stare, capite, perché questa è un'altra cosa di San Tommaso, alla fine il bene trionfa, il bene vince da solo, non c'ha bisogno delle spade tratte, non c'è bisogno di uccidere i cattivi per far trionfare il bene, perché i cattivi, presto o tardi, di fronte alla forza del bene, si dovranno piegare, per forza. L'importante è che siamo noi attenti e solleciti nel farlo sempre e in tutti i modi possibili. Bene, chiediamo a Maria Santissima che domani Papa Francesco ci ha regalato proprio dopo Pentecoste, nel giorno in cui la Chiesa nasce, di inserire la festa di Maria, Madre della Chiesa, perché la Madonna è colei che ci sostiene in questo nostro... La Madonna è il dono fatto proprio completamente persona, ci ha donato il dono dei doni, che è Gesù. Ecco, ci insegna ad acquisire una vita improntata all'amore, perché l'amore in senso stretto non è altro che donare se stessi totalmente e disinteressatamente al prossimo. Ci prepariamo a festeggiare Maria Santissima, continuiamo la Santa Messa nella gioia e nella supplica al Signore che possiamo tutti quanti essere confermati e rafforzati nel desiderio e nella volontà ferma di fare tutto il bene che possiamo, anche attraverso questo gesto generoso del donare il sangue che contiene la vita e che è un segno molto forte, ecco, della bellezza e della profondità del bene che si può liberamente fare. Siano lodati Gesù e Maria.